Eminenza reverendissima cardinale Camillo Ruini, mi rivolgo a lei anche se la so da poco in pensione, non al suo successore, cardinale Bagnasco, perché lei è un po' l'Andreotti del Vaticano, lei ha accompagnato l'Italia nel corso dei decenni, l'Italia politica e l'Italia religiosa, e quindi è stata lunga. Lei lo sa sicuramente, ma non c'è paese d'Europa che abbia avuto tanti capi di governo cattolici come il nostro. A 60 governi in 60 anni, 51 avevano come premier un cattolico. Non posso tacere la mia preoccupazione per le leggi sulle coppie di fatto. Questa è una piazza che oggi non esclude nessuno. Questa è la piazza che ritrova la sua tradizionale vocazione. Stare dalla parte dei diritti, non degli egoismi. Io mi preoccupo di chi dice 1.100.000 la Siria a fronte dei nostri giovani soldati che sono stati ammazzati per sfruttati. Io mi sono vantata di aver bruciato quelle bandiere. Mi sono vantata di essere un fascista. Ha capito? Io non ho vantato di bruciare quelle bandiere. Mi sono vantata di bruciare quelle bandiere. Milico non è assolutamente quello che è oggi la società. Il grande Milingo, un arcivescovo, quindi un grande della Chiesa, è deviato, se si è perso, non si sa se si è perso o no. Andava con questa Maria Sung, che gli ha detto tu mi hai amato, e lui ha risposto io ti ho amato come una sorella, ma se mi hai trombato 10 volte. Allora... Perché voi, scusa, la prego, la Mussolini, vi prego, ma voi non siete stati, non mi costringete a chiudere di quanti immigrati ogni anno, no, per favore, per favore, per favore. Che cos'è? Non è una metafora dei nostri tempi. Ecco perché è andato in crisi il Vaticano, perché se la Chiesa scopre la figa, sono rovinati. Non vedete le facce, ma scusate, non vedete la faccia di uno come Milingo che ride? Ride, quando ride! Guardate il cardinale Tonini! Non ha mai riso nella sua vita! Perché? Perché si è massacrato di pippe! Assolutamente tu non hai fatto un cazzo! Non i preti! I preti cattolici hanno salvato i miei partiti! Con i soldi degli italiani! E non per la Chiesa! Anzi un bastardo! Anzi un fasullo! Anzi un fasullo! Questo è un grande esempio di cattolico! Grande coglione come te! Che parli male dei preti! Grande esempio di cattolico! Grande esempio di cattolico! Questo è un cattolico! Dei dati risulta che c'è tutti 4 mogli e 12 amanti. Il santo padre si incazza, lo sai? Dice ma stanno a coglionare. Casini tutti questi. Vi fate pure i cartelli che tu hai sul sacro colore della famiglia. Ah oh, una famiglia, no 4! E vabbè, annaggia! A questo punto non posso tacere la mia preoccupazione per le leggi sulle coppie di fatto. Al di sotto, ne guadagnerebbe la partecipazione popolare alla manifestazione che potrebbe essere anche ribattezzata Multifamily Day, per esempio. Ecco, in attesa di un suo cortese riscontro, porgo distinti saluti.